Benvenuti, siamo qui per fare il punto sul webinar che si è tenuto la scorsa settimana su algoritmi accountability, questo webinar organizzato dalla Fondazione Bordoni, al quale hanno partecipato fra gli altri il professor Fabio Bassan di Roma 3 e il professor Giuseppe Italiano della LUISS. Che abbiamo chiamato qui per fare un po' il punto, la sintesi di quanto emerso da questo interessantissimo webinar su un tema sempre più attuale, cioè la presenza dell'algoritmo nelle nostre vite sempre più invadente. Ora, invadente, diciamo, da un punto di vista positivo, è complessa da gestire, insomma, da diversi punti di vista. Ora, il professor Sassano, presidente della FUB, ha parlato del trade-off fra accountability e spiegabilità degli algoritmi come uno dei punti centrali da affrontare. Io adesso passerei la parola a Fabio Bassan, che dal suo punto di vista eminentemente giuridico ci può dire quali sono, diciamo, dal suo punto di vista, le difficoltà nell'affrontare l'algoritmo fra concetti complicati come la liability e accountability. A lei la parola, professore. Grazie, grazie Paolo. Come sintetizzare questo tema che è enorme su cui stiamo lavorando in tanti in questi anni? Ma allora, il punto da cui Sassano ci ha fatto partire è forse uno degli aspetti più interessanti che è utile anche per sbrogliare un po' la matassa, cioè il concetto del fatto che ormai dovremmo trovare un compromesso tra diciamo, l'elaborazione dell'algoritmo e cosa possiamo spiegare dell'algoritmo, cioè l'algoritmo deve essere elaborato su un modello che poi sia efficiente, sia funzionale alla realtà. Funzionale a questo punto non solo perché funziona, ma anche perché raggiunge l'obiettivo che ci proponiamo raggiunga. L'efficacia misurata in base all'efficienza. Quindi gli algoritmi devono essere complicati il giusto, a parità di complicazione, consentitemi questo linguaggio un po' da uomo della strada, si deve utilizzare quello che è meno intrusivo, quello che è più facilmente spiegabile. In diritto questo si chiama principio di proporzionalità. Principio di proporzionalità si sintetizza con il detto, no, anglosassone, non si spara un moschito con un bazooka. Ecco, tra i vari algoritmi usiamo quelli che servono per le mosche e quelli che servono per le zanzare e via dicendo. Allora, fuori di metafora, il tema lo possiamo indicare in due profili: quello della responsabilità su un piano di regolazione pubblica e quello di una responsabilità sul piano di regolazione privata. Cosa vuol dire? Regolazione pubblica è un tema che riguarda come regolare, quali sono le norme che devono essere adottate per la gestione dell'algoritmo. Regolazione privata, invece, quali sono diciamo, le regole che i privati tra loro, quindi le imprese, quelle che elaborano gli algoritmi, quelli che elaborano i software e quelli che poi li utilizzano, devono prevedere. Sono due aspetti in parte diversi, perché come vedremo se avremo tempo, poi la regolazione pubblica in realtà oggi parte dalla regolazione privata, cioè sono proprio queste regole tra i privati che poi vengono sviluppate e pian piano vengono poi utilizzate dal legislatore e imposte come norme. Perché dico questo? Perché se andiamo sulla regolazione pubblica, il tema oggi è tutto eminentemente concentrato sulla trasparenza nell'algoritmo. Si vuole che l'algoritmo sia trasparente, la trasparenza ovviamente si contrappone ai diritti della privativa industriale, perché chi ha creato l'algoritmo poi lo ha brevettato. E quindi ci troviamo all'inizio di un dibattito che però già sappiamo come va a finire, perché è esattamente il dibattito che abbiamo avuto quando la privativa industriale, quindi
il diritto di proprietà industriale si è scontrata con la concorrenza. Si diceva, beh, questo ostacola la concorrenza, ebbene sì, ostacola la concorrenza, ma prevale, questo dalla giurisprudenza degli Stati Uniti, anglosassone, poi si è evoluto anche in Europa, con alcuni piccoli distinguo, ancora oggi è il principio prevalente. E quindi se andiamo sulla trasparenza, probabilmente finiremo su questa stessa dinamica. Se il driver è appunto il diritto della privatità industriale e il motore sono gli Stati Uniti, il risultato sarà questo sicuramente. Quindi la trasparenza non è una soluzione. Si è andati su un regime di trasparenza gradata, cioè si è detto: ma no, non vogliamo che sia trasparente al mercato. Al mercato è sufficiente una trasparenza minima, deve però essere trasparente per le autorità di regolazione, che devono avere accesso in un modo più stringente. Io dico che questa è una possibilità, una soluzione. Se andiamo su ambienti un po' più ristretti, come servono ai giuristi, probabilmente se facciamo delle applicazioni pratiche, probabilmente troviamo anche un modo di applicare questo principio. Dico questo perché fino a che parliamo di regolazione, siamo su un campo aperto, su un campo di grano, i giuristi nei campi aperti si trovano molto male perché i giuristi, come dicevo, al seminario hanno bisogno di cassetti, di piccole stanze e cassetti, e quindi dobbiamo creare una stanza, in cui trovare dei punti di riferimento. La stanza, a mio avviso, in queste dinamiche è quella della blockchain, perché per definizione è chiusa, e se andiamo nella blockchain vediamo che certi regimi li possiamo applicare perché appunto abbiamo tutta una serie di categorie che funzionano. E questo serve, e qui arrivo al secondo punto, anche per il tema della responsabilità privata, cioè nel rapporto tra privati, perché è da qui che nascerà poi la soluzione che i regolatori applicheranno. E sulla responsabilità dell'algoritmo nel rapporto tra privati c'è tutta una dottrina enorme che si è sviluppata nel corso di questi 10 anni e che però si può distinguere, possiamo sintetizzare, perché un conto è l'evoluzione statunitense, un conto è quella europea, e come ve la posso sintetizzare? In questi termini. Quando gli ingegneri parlano di responsabilità dell'algoritmo hanno come obiettivo, come concetto guida, quello dell'accountability. Accountability è una responsabilità di tipo relazionale, qualcuno è responsabile nei confronti di qualcun altro. Prima di questo, però, forse logicamente antecedente all'accountability, c'è per il giurista il tema della liability, cioè la responsabilità di chi crea il prodotto e che a volte non è relazionale, perché soprattutto in questi ambiti, si va sempre di più verso un concetto di responsabilità oggettiva, cioè responsabilità assoluta, che è indipendente dalla relazione. È una responsabilità che deriva dall'aver creato un prodotto che è difettoso, no? Ad esempio. E questa responsabilità oggettiva, nelle varie teorie, viene ripartita nella catena, perché ovviamente abbiamo una catena, un prodotto, l'algoritmo viene poi inserito in un software, il software viene applicato e quindi ci sono queste varie ricostruzioni nella catena. È molto complesso individuare una responsabilità oggettiva nella catena, perché? Perché nell'algoritmo tutto questo è c'è una responsabilità diventa sempre relazionale, a prescindere. Quando si parla di intelligenza artificiale, non la si vede ormai più sostitutiva, la si vede sempre collaborativa, perché quella sostitutiva ormai la giurisprudenza l'ha avversata, ormai in tutti quanti gli ordinamenti giuridici è chiaro il concetto che l'algoritmo di per sé da solo non può stare, deve sempre esserci un intervento umano, non solo nell'ambito iniziale della produzione, ma anche poi in quello in cui l'algoritmo viene gestito. Quindi, quando è collaborativa l'intelligenza, è la responsabilità assoluta, oggettiva, è difficile perché è di chi sono tanti che intervengono, no? In secondo luogo, l'algoritmo è inserito nel software, per cui dire che c'è una responsabilità dell'algoritmo oggettiva, dell'algoritmo in sé, non si può fare perché poi
c'è già questo elemento che comunque inquina l'oggettività, c'è un software. E poi c'è anche il tema dell'autoapprendimento, dire che l'algoritmo è responsabile è complesso perché poi c'è la responsabilità di chi lo educa. Certo, ma se c'è un machine learning, quindi l'autoapprendimento, l'algoritmo diventa maleducato perché è indipendente da chi lo educa e per cui anche qui la responsabilità oggettiva diventa complicata. Una responsabilità anglosassone, nel mondo anglosassone, che è molto in voga in questo momento e che viene seguita da molti negli Stati Uniti, è una variante della responsabilità assoluta che è definita la network theory. La network theory è una teoria sviluppata in questi ultimi 5 anni, in base alla quale si deve distinguere innanzitutto se c'è una responsabilità che è reciproca o non è reciproca. Se la responsabilità è reciproca, cioè una responsabilità di due o più parti che può essere condivisa, allora si guarda la ragionevolezza del rischio e quindi la misura della responsabilità è quanto è ragionevole il rischio che sto correndo. Se invece non c'è questa reciprocità e nell'applicazione dell'algoritmo, intelligenza artificiale, non c'è questa reciprocità, allora si applicano degli strumenti un po' più rozzi, più semplici. E cioè, il concetto qual è? È quello del fatto che risponde del danno che viene prodotto, la macchina a guida autonoma, piuttosto che risponde del danno chi, ha il rischio più vicino. Il principio della Sì. vicinanza del rischio, insomma, un po' come è già stato nella concorrenza, insomma, il principio della vicinanza della prova. E quindi. Grazie, professore. Passiamo la parola un attimo al professor italiano, che così introduciamo un altro concetto, cioè il fatto che, professore, che comunque l'algoritmo non si può vederlo, diciamo, fuori dal suo contesto, che c'è tutto un contesto concreto. E per questo io le chiederei, potrebbe ripeterci l'esempio dello scheduling degli school bus di Boston che ha fatto la scorsa settimana al Fubinar, che era carino. Prego. Allora, grazie per l'invito, è un piacere essere qui con voi. Allora, l'idea è che noi spesso pensiamo che il problema di fondo sia appunto questo dell'accountability degli algoritmi, il fatto che gli algoritmi oggi sono talmente molto complicati e sono basati su delle tecniche di machine learning, come accennava il professor Bassan prima, per cui sono delle scatole nere, sono degli algoritmi che fanno un modello, che costruiscono un modello e capire perché come funziona questo modello è spesso impossibile. Faccio un esempio brevissimo e poi vado all'esempio di Boston che lei mi chiedeva. Cioè noi abbiamo letto tutti sui giornali, no? In questi giorni che a Helsinki, nell'aeroporto di Helsinki, usano dei cani per cercare di capire chi è contagiato dal Covid, no? Perché i cani hanno un olfatto molto superiore a quello di noi esseri umani. Allora, un cane scodinzola, si abbaia se passa vicino a un contagiato da Covid. Perché lo fa? Non è chiaro, non lo riusciamo a capire noi esseri umani, perché ha un modello molto diverso dal nostro, no? Però funziona, però può salvare delle vite umane, no? Può limitare in maniera importante un contagio. Questo oggi succede con algoritmi di machine learning, no? Non sappiamo assolutamente come funzionano, però funzionano bene, quindi questo complica le cose. Però il problema, come dicevamo prima, non è soltanto su questi algoritmi di machine learning. Il problema molto spesso avviene anche con algoritmi che sono completamente trasparenti, di cui posso sapere tutto, per cui c'è un'accountability al 100% che sono completamente spiegabili. A Boston qualche anno fa hanno deciso di automatizzare l'orario degli autobus che portano gli studenti a scuola, nelle scuole elementari, medie e superiori. Sono questi autobus gialli che spesso vediamo nei film americani, no? E hanno deciso di rivolgersi a un esperto che era il professor Bertsimas, Dimitris Bertsimas dell'MIT. Per loro questo servizio è un servizio costosissimo, un servizio che diciamo, costa ogni anno 120 milioni di dollari.
Il professor Bersimas ha applicato delle tecniche di ottimizzazione trasparenti, completamente chiare, non c'è nulla di nascosto in tutto questo, e ha proposto una soluzione che consentiva un risparmio di 5 milioni l'anno, semplicemente cercando di ottimizzare il percorso di questi autobus e tenendo conto di vari altri vincoli, come per esempio il fatto gli spostamenti di ognuno verso il punto in cui si fermava l'autobus, tenere vincoli delle famiglie meno ricche, che forse hanno più problemi a accompagnare figli a scuola o a fermate più lontane, o alle persone diciamo disabili che hanno delle difficoltà motorie. Beh, questo bellissimo algoritmo che è costato tanto lavoro non è mai stato utilizzato, perché appena è stato annunciato il nuovo orario c'è stato un sollevamento di scudi da parte della popolazione o di una parte, diciamo, degli utenti, che ha visto in qualche modo un peggioramento nel proprio particolare. E quindi ha sollevato polemiche contro gli algoritmi, contro l'automatizzazione, contro il fatto che gli algoritmi entrano nelle nostre vite, e ha mandato all'aria un progetto che poteva consentire un risparmio di questa entità a 5 milioni di dollari l'anno, e quindi poteva far reinvestire queste risorse in cose molto più utili per la scuola, senza considerare che questo algoritmo stava cercando di ottimizzare il benessere sociale, cioè il benessere di tutti, perché molto spesso noi guardiamo al nostro particolare, no? E se qualcosa ci peggiora leggermente la vita, non pensiamo che potrebbe migliorare la vita di tutti, o la vita delle persone più povere, la vita delle persone che hanno, per esempio, dei disabili a casa. Quindi, secondo me, questo è un classico esempio del fatto che non è soltanto un problema di scatole nere, non è soltanto un problema di spiegabilità degli algoritmi, è un problema un po' più generale che va affrontato non soltanto a un livello tecnologico, no? È chiaro, nell'esempio di Boston, forse i policy maker avrebbero dovuto fare uno sforzo superiore per informare e per convincere le persone di quello che si stava facendo. Grazie, professore. Tornerei al professor Bassan e gli chiederei questo. L'altro giorno parlava diciamo dell'utilizzo degli algoritmi da parte delle aziende, delle imprese, e ha parlato del concetto di compliance, e poi ha fatto alcuni esempi dicendo che in questo momento la cosa più migliore sarebbe che le aziende di loro, come dire, dessero conto della liability, se non ho capito male, dei loro algoritmi. Può approfondire questo concetto, per favore? Sì, molto sinteticamente. Allora, la soluzione, a mio avviso, una delle possibili evoluzioni, quantomeno del sistema, dovrebbe essere questa. Quando oggi parliamo di responsabilità dell'algoritmo pubblica e privata, stiamo cercando tutti quanti una soluzione per rendere diciamo i vari profili della responsabilità di tutti i soggetti che operano nella filiera, perché un domani, nel momento in cui appunto l'algoritmo, anzi come oggi, viene utilizzato per la mobilità dei docenti delle scuole e crea chiaramente se si usa un algoritmo sbagliato e crea un problema evidente, e poi alla fine c'è una responsabilità, no? E per cui dobbiamo attribuire la responsabilità, e tutti oggi siamo su questo ambito. Allora proviamo ad andare un po' in avanti, immaginando l'evoluzione sulla base ci vuole qui algoritmica delle serie storiche, no? Dell'evoluzione giuridica fino ad oggi. Qual è una possibile soluzione? La soluzione è la seguente: bisognerà notificare alle autorità che potranno avere un accesso all'algoritmo, alla trasparenza, tutta una serie di elementi per garantire la compliance, perché oggi la gestione del rischio, perché di questo parliamo, gestione del rischio, oggi viene attribuita appunto alla compliance. Quindi tutta una serie di regole che devono essere rispettate. L'evoluzione successiva qual è? È che nel momento in cui saranno notificati talmente tanti, no, algoritmi e talmente tanti strumenti, le autorità cosa faranno? Diranno, come è successo per l'ente, per la regolazione: un momento, queste sono le regole che dovete rispettare, dovete essere voi aziende a garantire la compliance, quindi autolimitarvi e a rispettare queste regole senza notificarle, quindi senza
consentire all'autorità di regolazione necessariamente di fare la verifica. Se poi si creano problemi, le autorità ex post faranno una verifica e quindi andranno a individuare sulla base di questa compliance chi ha sbagliato, chi ha commesso un errore. Sulla blockchain, e qui chiudo su questo profilo, c'è una possibilità ulteriore perché le autorità possono essere non solo l'elemento di verifica ex post, ma possono partecipare anche nel processo. È sufficiente che siano uno dei nodi della blockchain, quindi sono uno dei soggetti che devono autorizzare l'operazione nel momento in cui si verifica, e quindi l'autorizzazione può essere ex ante. Grazie, professor Bassan. Passiamo al professor Italiano, diciamo, per delle considerazioni finali. Torniamo a quello che era stato diciamo, il concetto iniziale introdotto dal presidente della Fondazione Bordoni Sassano sul difficile, diciamo, trade-off fra accountability e spiegabilità degli algoritmi. Lei che progetta algoritmi da diversi anni, cosa ne pensa di questo? È un problema, come dire, di grande attualità per lei. Ci vuole fare anche qualche esempio? Questo è in realtà uno dei grossissimi problemi che abbiamo in questo momento. Credo che diciamo, è proprio quello che si sta dibattendo, cioè il fatto che algoritmi diventano sempre più potenti, sono sempre più influenti, entrano sempre più prepotentemente nelle nostre vite, che noi lo vogliamo o no, ma non riusciamo a spiegare perché fanno determinate scelte. Questo, diciamo, è anche un problema di fiducia a questo punto, non soltanto di accountability, no? Facciamo prima l'esempio dei cani di Helsinki, no? Finché io capisco che sto facendo soltanto rilevamento di contagiati e non ha alcuna altra conseguenza, questo mi può aiutare, no? E quindi posso accettarlo che, diciamo, riesco a rilevare dei contagi senza capire perché l'ho fatto, semplicemente perché un cane sta abbaiando. Ma quando, diciamo, questo ha delle influenze su decisioni molto più importanti, come chi sarà ammesso all'università, chi avrà un certo lavoro, chi otterrà dei prestiti dalla banca, chi, diciamo, se entriamo nel campo della giustizia, chi sarà rilasciato prima dalla propria detenzione per buona condotta oppure no. Beh, questo, diciamo, chiaramente è un effetto drammatico, il fatto che noi non possiamo capire perché l'algoritmo ha suggerito una determinata scelta. Su questo ci stiamo lavorando moltissime persone al mondo, perché è un problema veramente cruciale. Io penso che non deve essere qualcosa che ferma il progresso degli algoritmi. Il progresso non può essere fermato, no? L'abbiamo visto nella storia, ci sono stati luddisti, no? Chi rompeva i telai o cose del genere. La Certo. tecnologia va avanti, che noi lo vogliamo o no, sicuramente sarà perfezionata e probabilmente negli anni riusciremo a trovare delle soluzioni migliori a questo. Dobbiamo essere consapevoli però che non è soltanto un problema tecnico, come dicevamo prima, ma è un problema che coinvolge vari altri aspetti della nostra vita, no? Quindi dobbiamo essere consapevoli di tutto quello che sta succedendo in questo settore. E questo credo che in Italia sia molto importante perché anche in Italia, scusatemi, ma scontiamo una arretratezza digitale. Se noi guardiamo gli ultimi indici, per esempio il DESI, no? Che fa il monitoraggio della digitalizzazione delle società e delle economie in Europa, noi siamo agli ultimi posti per competenze digitali. Beh, questo credo che sia un'altra delle cose in cui forse dovremmo lavorare molto, molto fortemente per colmare questo gap. Speriamo che le cose migliorino, le prospettive potrebbero essere migliori con un utilizzo oculato dei fondi del Recovery Fund. Ci sta lavorando il governo, vedremo quali saranno poi le decisioni finali. Io ringrazio i nostri ospiti e per questa sintesi preziosa dei messaggi del Fubinar su algoritmi e accountability organizzato dalla Fondazione Bordoni, e do l'appuntamento a una delle prossime, diciamo, trasmissioni di Key for Biz. Grazie mille e arrivederci. Grazie. Grazie a voi.